Buonasera a tutti e tutti. Questa, come potete immaginare, è una serata molto speciale per me e per tutti quanti noi. Abbiamo inserito un sogno, abbiamo provato a realizzarlo e ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti grazie alla caparbietà, alla forza e alla determinazione del nostro direttore Antonio Virfallo. Ci siamo riusciti grazie al sostegno dell'amministrazione comunale e delle istituzioni. Ci siamo riusciti grazie al lavoro sinergico di tutti quanti noi. La creazione di una biblioteca, di un luogo fisico dove i libri vengono custoditi, è crocevia del passato, del presente e del futuro. E Barra San Mango è stato un atto di coraggio e di speranza nel domani. La cultura calabrese aveva bisogno di un centro di raccolta dove la messa in ordine della sua letteratura potesse trovare una casa. E la casa è stata costruita con le finestre e con le porte aperte sul mondo, sugli infiniti mondi, proprio secondo la lezione di Lucio Ordine, alla cui straordinaria figura di raffinato intellettuale, impegnato in un insegnamento etico che è stata la sua missione di vita, abbiamo voluto fortemente intitolare la Biblioteca Comunale di San Mango d'Arpino. E voglio chiudere, prima di passare la parola al direttore Antonio Virfallo, con una riflessione sulle onde dell'insegnamento del professore Lucio Ordine, una riflessione che poi in realtà è anche soprattutto un invito. La biblioteca comincia ad essere un luogo di cultura solo quando i libri che contiene vengono aperti e vengono letti. Ed è con questo auspicio che io vi ringrazio per l'attenzione e passo subito la parola a chi di questo progetto è stato l'ideatore e il costruttore, Antonio Virfallo. Mi hanno consigliato di prendere degli appunti, io non sono affatto ad uso e quindi spero di cavarmela, ma non sarà facile. Grazie a tutti voi di essere qui presenti stasera. Prima di ogni cosa volevo farvi questo ringraziamento perché una presenza così numerosa, che non era affatto scontata, è un segnale per noi, è un segnale della grande, perché quello che noi abbiamo realizzato in questi mesi qui a San Mango è semplicemente un punto di partenza, noi siamo perfettamente consapevoli. L'obiettivo è quello di dare una casa alla cultura calabrese, ma capirete bene che è un obiettivo ambizioso, abbiamo fatto certo molte cose, alcune importanti, abbiamo chiare le idee su dove vogliamo andare, perché consegnare alla cultura calabrese una casa significa non solo acquisire patrimonio pubblico, non solo promuovere gli scrittori calabresi come abbiamo fatto in questi mesi, non solo realizzare la galleria degli editori per raccontare anche l'editoria calabrese e alcune storie che sono straordinarie. Stasera è presente Kita insieme ad altri editori, ma chi la casa editrice, quale cultura da qualche anno non produce più libri, ma una storia straordinaria, storie che vanno raccontate. E quindi siamo ad un punto di partenza. I ringraziamenti agli ospiti li lasceremo poi nel corso degli interventi. A me, lasciatemi dire, sono alcune cose importanti. Che cos'è la biblioteca di San Mango d'Arpino e perché? Che cosa ha a vedere con Lucio Ordine? Sono molte le cose che noi sentiamo fortemente patrimonio della nostra sensibilità e che ci hanno portato la decisione di dare il nome di questa biblioteca a Lucio Ordine. Intanto la passione, l'amore verso la cultura, l'amore verso i libri, e perché è vero che noi siamo all'inizio di un percorso che è molto lungo, è vero che c'è molta strada da fare, però vi posso assicurare che credo la vera peculiarità della biblioteca di San Mango d'Arpino è quella di aver messo insieme una serie di persone che hanno lavorato in questi anni spinte solo ed esclusivamente dalla passione verso
la bellezza della cultura, verso tutto quello che rappresenta il nostro patrimonio, che molto spesso in passato è stato messo da parte. E quindi se noi oggi siamo qui è perché ci sono state molte persone che hanno lavorato in questi 3 anni e l'hanno fatto veramente, ognuno di noi. A me fa un po' impressione Emanuela che mi appella con il nome di direttore, perché sa benissimo che noi abbiamo al nostro interno dei rapporti che sono tutt'altro che formali, perché è la bellezza di questo percorso che noi abbiamo costruito insieme. Guardate, in quel manifesto che c'è accanto alla figura di Lucio Ordine, c'è una cosa che io, il sindaco ed Emanuela, abbiamo fortemente voluto. In queste circostanze a prendere la parola sono sempre figure di livello di grande spessore, e credo che tutto sommato sia giusto così, perché insomma questa biblioteca c'è perché c'è il sindaco che ci ha dato una mano d'aiuto, c'è perché c'è il SIGA con la regione che è stata fondamentale, e su questo bisognerà fare una riflessione sull'attività che ha svolto l'assessorato alla cultura. Noi abbiamo potuto realizzare tutto quello che abbiamo realizzato perché abbiamo vinto un bando che ci ha consentito di fare delle cose importanti. Ecco, quando la regione mette in campo delle iniziative significative, vengono utilizzate nel modo giusto. E quindi insomma, abbiamo l'Università Calabrese, abbiamo figure veramente di rilievo, però se noi oggi celebriamo questo evento perché c'è chi ha lavorato in sordina in tutti questi mesi, e lo ha fatto assumendosi un compito anche che non gli era dovuto. Penso per esempio ai ragazzi del servizio civile, che sono andati ben al di là di quello che era previsto loro facessero, hanno lavorato in condizioni difficili, siamo partiti ancora in tempi di Covid, dove era consigliato lavorare a certe, come dire, in condizioni di distanza notevole, loro hanno lavorato giorno anche in condizioni difficili, hanno pulito libri che erano in condizioni pietose, ammuffiti, li hanno presi, scatolati, portati da una sede all'altra, ci hanno fatto un lavoro enorme che andava riconosciuto. E noi l'abbiamo fatto con una semplice lettera, con qualche parola che però abbiamo voluto venissero scritte e testimoniate anche sui social, perché era giusto dare a loro il giusto riconoscimento, perché come vi dicevo prima non saremmo qui se non fosse stato per loro. Era giusto ringraziare il presidente dell'ABS Pasqualino Curi, il presidente dell'Arloco Enzo Trunfo, era giusto ringraziare Ivano, Giovanna Magnone, abita qui di fronte, l'ho disturbata anche all'una delle 2 di notte per risolvere alcuni problemi che erano in biblioteca. Stava più un altro po' in biblioteca che a casa sua. Vi dicevo prima della regione, c'è Francesco Cefalà che ha curato la galleria degli editori, splendida. Noi, è solo l'inizio questo, perché avremo all'interno della biblioteca tutta l'editoria calabrese. Era doveroso ringraziare Steven Truncio che ha curato la parte del sito, la parte, questa bellissima locandina, emozionante. Io quando l'ho vista non vi nascondo che io e anche Emanuele e altre persone che abbiamo guardato insieme ci siamo emozionati, perché era una locandina di grande impatto. E abbiamo insieme a loro portato avanti questo progetto. C'è un'altra cosa che ci accomuna oggi la persona a Lucio Ordine, ed è l'amministrazione comunale. Ora, io la politica l'ho studiata all'università, ho fatto politica per 25 anni, l'ho raccontata da giornalista, e quindi so molto bene, conosco i meccanismi della politica, conosco molto spesso le magagne, conosco anche cos'è che muove tante persone che si mettono in politica. Oggi voi stasera siete di fronte ad un sindaco giovanissimo che è diventato sindaco a 26 anni, uno dei più giovani d'Italia, e un'amministrazione che posso assicurare è fatta da componenti, consiglieri e consigliere che sono venuti ad amministrare questo paese senza alcun interesse personale di nessun genere. E se quello che vi sto dicendo, sapete perché è importante? Non solo per tributare loro il giusto riconoscimento, perché noi abbiamo lavorato bene,
Perché quando si lavora avendo a fianco persone che sai che ti sostengono, che sai che comprendono quello che stai facendo, beh, mi assicuro che il tiro è completamente diverso. E quindi credo che non c'è ordine, di questo sarebbe particolarmente felice, perché voi sapete molto bene quanto erano importanti i giovani per un ciordine, cercare di trasmettere loro non solo il sapere, e arriviamo al terzo punto che accomuna la nostra visione, che perché questa biblioteca si chiama un ciordine, che è una cosa che va ben al di là del ricordo di una figura di importanza nazionale ed internazionale, è proprio l'idea di passione, l'idea della cultura. L'idea che la cultura possa essere un veicolo di emancipazione civile e personale, perché noi in questi anni abbiamo fatto delle esperienze personali conoscendo scrittori, ma non solo, persone che hanno dedicato la loro vita alla promozione della cultura, dell'impegno civile, vi chiedo scusa. Abbiamo fatto delle esperienze umane straordinarie. Un giorno diceva: non si studia per guadagnare, si studia per diventare migliori. È un messaggio più importante di questo credo che difficilmente può trovarsi, ed ecco le ragioni per cui questa biblioteca porta il nome di un ciordine. Io voglio fare solo un accenno che non vuole essere polemico, però forse un po' di amarezza c'è, perché dicevamo prima, a distanza di diversi mesi dalla morte di un giorno, io credo che lui è molto vivo nella memoria dei suoi studenti, molto vivo nella memoria di chi conosce la cultura nazionale e internazionale. Vorrei ricordarvi che all'indomani della sua morte a un giorno è stato conferito una delle più importanti onorificenze della Spagna, consegnata direttamente dalla Spagna. Questo per dirvi quanto la sua figura è apprezzata a livello internazionale, perché io credo che ancora questo apprezzamento a livello istituzionale nella nostra terra non è stato riconosciuto, e questa è una delle ragioni per cui siamo ancora più orgogliosi di aver dato il nome di questa biblioteca a un ciordine. Un riferimento prima di chiudere voglio farlo, molti di voi mi conoscono oggi, molti altri non mi conoscono bene, ma molte persone altrettanti che stanno qua dentro sanno che io non faccio mai riferimento, perché insomma sono cresciuto a fianco a mio padre per le vicende politiche, l'ho accompagnato in tutti questi anni perché ero profondamente convinto del percorso che abbiamo fatto insieme, però sanno che io difficilmente ho parlato di lui. Oggi una parola di ringraziamento personale la voglio spendere, perché certamente se io ho dato anima e cuore alla biblioteca di San Mando d'Aquino, perché so che in 50 anni di vita lui ha dedicato la sua esistenza non solo alla regione ma a San Mango, e spero con l'attività che facciamo, che porteremo avanti nei prossimi anni, anche di essere un po' dei grandi sacrifici, del grande amore, della grande passione che lui ha messo e ha regalato a questa comunità. Chiudo dicendovi questo. Allora, siamo felici di questa giornata, siamo felici di aver iniziato questo percorso, siamo felici che questa biblioteca porti il nome di un ciordine, ma siamo perfettamente consapevoli che questa è una responsabilità, ed è una responsabilità seria, perché adesso noi non lavoriamo soltanto per la biblioteca di San Mando d'Aquino, non lavoriamo per dare a questa terra un luogo di cultura, un luogo in cui il sapere e tante altre manifestazioni della cultura. Voi avrete modo di ascoltare a breve Alfredo, qui si viene ogni anno un esercizio concertistico di altissimo livello, ma noi abbiamo la responsabilità di rendere onore alla figura di un ciordine, e vi assicuro questo ci crea non poche preoccupazioni, perché essere all'altezza, non all'altezza diciamo professionale del suo nome, perché insomma è un po' difficile
fare questo, ma certamente all'altezza della passione che lui ha messo nelle cose che ha fatto nella vita, all'altezza della dignità e dell'onestà con cui ha lavorato nella sua vita, all'altezza della grande amore che aveva nei confronti della cultura. E quindi questo un po', insomma, ci mette preoccupazione, però ci sprona a fare, a lavorare e a fare e intraprendere con consapevolezza questo percorso. Io mi auguro insieme a voi, perché qui stasera ci sono moltissimi scrittori amanti della cultura, insieme dovremo fare davvero tante altre cose. Mi auguro che questo sia soltanto l'inizio di un periodo proficuo per la Biblioteca di San Marco, per la figura di Lucio Ordine, che merita molto di più di quello che gli stiamo dando noi stasera, e per la cultura calabrese, che in qualche modo noi cerchiamo dignitosamente di rappresentare e sostenere. Grazie. Invitiamo adesso per un saluto Giuseppe Maviglia, capostruttura del presidente della commissione bilancio Antonio Montoro. Prego, dottor Maviglia. Buonasera a tutti, io brevemente porto i saluti del consigliere regionale Antonio Montuoro, che purtroppo non può essere qui presente questa sera perché è fuori sede. Complimenti davvero al direttore Chiaffallo, a tutta quanta la comunità di San Mango d'Aquino. Sicuramente il consigliere Montuoro rivolge un grande applauso a questa iniziativa, che saprà dare un ulteriore lustro, un ulteriore impulso alla crescita socioculturale non solo della comunità di San Marco d'Aquino, ma anche sicuramente dei centri limitrofi. Grazie, un saluto chiaramente al tavolo dei relatori, a tutti quanti voi, buonasera e buon lavoro. Grazie, sindaco Gianmarco Cimino a prendere la parola, ringraziandolo sempre per la sua visione attenta alla cultura, elemento determinante per il successo della mera biblioteca non solo di San Marco d'Aquino. Anche io sarò telegrafico, perché dobbiamo lasciare spazio, ed è giusto così stasera, agli illustri relatori che racconteranno la figura di un grande uomo di quella Calabria può fregiarsi. Vorrei ringraziare Antonio Chiaffallo, perché ha messo anima e cuore in questo progetto, e sapete quanto è difficile fare cultura in una regione come la Calabria. Ringrazio i collaboratori che fanno la corona ad Antonio, perché con la sua attenzione anche ai dettagli, perché poi i dettagli indicano anche una strada in una terra difficile come la nostra. E vorrei fare un ringraziamento alla famiglia, ai collaboratori, all'Unical, alle istituzioni presenti, ai sindaci, agli amministratori del comprensorio venuti questa sera, alla Regione Calabria rappresentata dalla dottoressa Amatruda. La dottoressa Amatruda sa quanti viaggi io alcune volte chiamo della speranza facciamo in Regione Calabria, e abbiamo trovato sempre un interlocutore capace, nonostante le varie difficoltà della nostra terra, di accogliere le esigenze dei nostri piccoli comuni, dei borghi, che hanno bisogno di costruire relazioni. Cos'è questo luogo? La Biblioteca degli Scrittori Calabresi è un richiamo forte a chi, grazie alla cultura, ha raccontato una Calabria diversa, perché un vizio atavico della nostra regione è di raccontare sempre una narrazione lamentosa, lasciatemi passare il termine. Invece oggi raccontiamo da un piccolo comune nel cuore della Calabria e lanciamo un messaggio alla Calabria intera. Ecco perché è importante che luoghi come questo, che sono luoghi su cui noi come amministrazione comunale abbiamo voluto investire, perché non è come diceva qualcuno qualche anno fa, con la cultura non si mangia, ma la cultura è bellezza ed è progresso. E soprattutto la cultura non è
un lusso ma un'esigenza, perché anche l'animo umano nel suo interno deve nutrirsi di punti di riferimento. Guardate, appena abbiamo condiviso con il direttore della biblioteca Antonio questo indirizzo di intitolare questo spazio, questo luogo che non è di San Marco ma della Calabria intera al professore Ordine, sono arrivate le chiamate Antonio, Emanuela, di tanti studenti che hanno conosciuto anche delle nostre zone il professore Ordine. La cosa più bella che mi hanno lasciato è stata: gli esami con il professore Lucio Ordine non si superano studiando, ma si superano amando quella materia, con quella passione che lui ha saputo inculcare nei suoi ragazzi. E vedere gli occhi lucidi dei ragazzi, degli studenti del professore Ordine, che delineano una figura e un punto di riferimento culturale per noi, è qualcosa che ci rende orgoglioso. E oggi San Mango inaugura la prima biblioteca calabrese al professore Ordine, perché noi crediamo che in una società in cui sempre di più i valori e i principi cercano in qualche modo di sbiadire, è necessario dare alle nuove generazioni, alle generazioni che utilizzeranno la biblioteca comunale di San Marco d'Aquino, che utilizzeranno l'auto studio, perché la prima cosa che ho chiesto ad Antonio è stata: questo luogo dovrà essere aperto, non dovrà essere solo nel giorno dell'inaugurazione, ma dovrà essere vissuto dalla comunità di San Marco, ma dall'intera Calabria. Ecco perché come amministrazione noi siamo vicini alla cultura, siamo vicini alla bellezza, e vi ringrazio per essere così numerosi, e siamo vicini alla cultura per un semplice che può sembrare anche banale motivo, perché la cultura è il progresso, ma soprattutto la cultura è bellezza. Grazie sindaco. Al nostro fianco abbiamo sempre anche trovato un importante supporto nella regione Calabria. Ringraziamo la dirigente del settore cultura, la dottoressa Ersilia Matuda, a cui lascio la parola. Ma emozionata perché siete tanti, una platea di tante persone che mi sta a significare davvero quanto è bello, quanto è importante quello che abbiamo fatto oggi per questa comunità. Una comunità che è rappresentata egregiamente da Gianmarco Cimino, un sindaco attento, un sindaco sensibile, una persona, devo dire, guardate, deliziosa, professionale, che è venuta tantissime volte in dipartimento in Regione Calabria per parlare con me, per parlare con i miei collaboratori, per cercare di capire quello e che cosa poteva fare per questa comunità. E non è scontato, perché io ricevo tantissimi sindaci rappresentando l'intera Regione Calabria, non è scontato che un sindaco si preoccupi così tanto della propria comunità. Un ringraziamento va naturalmente al direttore Antonio Pierfallo, a cui mi lega un rapporto ventennale, anzi forse trentennale, di amicizia davvero sincera e affettuosa. Mi congratulo con Antonio perché anche oggi questa bellissima avventura è frutto della caparbietà, della forza e della passione che contraddistingue Antonio Pierfallo. Anch'esso un uomo assolutamente attento, molto delicato e direi anche sentimentale, e credo che in un settore come la cultura il sentimento rivesta uno delle priorità, principali. Ora vi parlo di quello che è stato fatto per questa biblioteca, che cosa abbiamo fatto come Regione Calabria. La Regione Calabria, io sono qui oggi per delega dell'assessore alla cultura, la professoressa Caterina Capponi. Un ringraziamento dobbiamo fare al nostro presidente della Regione Calabria, che sta davvero impiegando tutte le sue forze per cercare di migliorare tutti i comparti. I problemi, come potete ben capire, sono tantissimi, però anche da queste cose che non sono scontate, guardate, perché oggi quello che notate
è qualcosa che è frutto di tanto, tanto lavoro. Io sto parlando a nome del mio ufficio, un ufficio fatto da tanti collaboratori, da tanti ragazzi, che come i ragazzi che sono sul manifesto oggi, che hanno contribuito a spolverare i volumi, a pulire la biblioteca, a illuminare la biblioteca, altrettanto succede con l'avviso che ha finanziato questa biblioteca. È un avviso che praticamente trova la sua forza giuridica sul POR, non sto qui a dirvi perché vi stancherei, è un'azione che punta a sostenere le biblioteche pubbliche e gli archivi pubblici. Quindi, come Regione Calabria, 4 milioni sono stati investiti su tutto il territorio regionale calabrese e sono state finanziate circa 80 biblioteche. Quindi, guardate, 80 biblioteche sono tante. E vi posso garantire, perché poi sono sempre dolce, ma non lo sono, che ho mandato ispezioni dovunque, perché volevo capire con i miei occhi che quello che davo veniva veramente speso bene e a favore della collettività, perché spesso e volentieri poi finanziamo, però quello che diamo non si vede. Io lo volevo vedere con i miei occhi, quindi ho mandato tanti funzionari sul posto in tutte le biblioteche calabresi, proprio finché potessero, sindaco, verificare che quello che avevano ricevuto era stato effettivamente speso. Il dottore Chiefano ha fatto un progetto di, cioè, noi abbiamo finanziato con le Regioni Calabria, abbiamo dato circa 54.000 euro, quindi questo è l'importo che ha ricevuto questa biblioteca. E questi 54.000 euro è stato un progetto fatto bene, tranne qualche piccola criticità, è stato un progetto che ha rispettato tutti i paletti economici che richiedeva naturalmente l'avviso. Quindi non era scontato, anche questo, fare un progetto non è una cosa semplice, fare un progetto è saper fare un progetto e si vince quando il progetto rispecchia quelli che sono i criteri che noi chiediamo. Dopo aver detto questo, è inutile dirvi che l'onore di rappresentare un professore come Nuccio Ordine per me è troppo, forse sono emozionata proprio per questo, ho cercato di capire bene cosa potevo dire del professor Ordine. Ma non lo so cosa posso dire, credetemi, perché già il partire da un'espressione, da un'affermazione come non si studia per fare soldi, io non so se ci sono dei ragazzi, ma ce ne sono, ma si studia per diventare migliori. Questo significa, è un forte messaggio, un uomo che è un professore, un saggista, un intellettuale, accademico come professor Ordine. Guardate, un fiore all'occhiello, una perla preziosa, non solo per la Calabria, ma ritengo per l'intera nazione possa veramente farci capire la profondità di un uomo che ha trovato nei libri la ragione della sua vita, la sua passione. Io non so se qui è presente la famiglia, o comunque credo di sì. Ecco, veramente, io sono emozionata, guardate, perché è un uomo così. È veramente un uomo, e vorrei un applauso per il professor Ordine. La Calabria perde col professor Ordine, che lascia, però forse non lo perde, perché io credo che l'intitolazione di una biblioteca, la prima biblioteca della Calabria, che è ben il sito del direttore artistico di questa biblioteca, hanno pensato di dedicare, sta a significare come Nuccio Ordine non è andato via, ma resta dove deve restare, nei suoi libri, nella sua passione, nei giovani che l'hanno amato, nelle università. Io ho letto tante cose, guardate, cioè tante lauree honoris causa, tante onorificenze, tante università. Università di New York, Università di Parigi, ma che un uomo universale, un uomo spettacolare, direi. Poi un altro passaggio importante vi lascio, perché non mi voglio stancare. Perché investire sulle biblioteche? Come Regione siamo pronti a fare un altro avviso, Antonio, dico a te. È un avviso per... adesso finanzieremo, sto preparando un avviso per finanziare le biblioteche private. Perché guardate, le biblioteche comunali sono belle, pubbliche, ma anche ci sono tante biblioteche private e ci sono tanti libri importanti in queste biblioteche private che non è giusto che vengano dimenticate. Quindi io ci tengo a finanziare anche quelli che sono
che sono questo comparto di biblioteche private, per esempio in prima fila c'è l'assessore del comune di Lamezia, la dottoressa Spinelli, quindi anche, quelle, anche questo comparto privato verrà finanziato a presto. La regione investe moltissimo sulle biblioteche, abbiamo anche come regione Calabria circa un mese fa fatto un accordo con l'AIB, l'Associazione Italiana di Biblioteche, perché poi è vero, apriamo le biblioteche, però guardate, c'è tanto bisogno di formazione, quindi dobbiamo poi formare anche le persone che stanno all'interno delle biblioteche, perché non si può improvvisare il personale che sta all'interno di una biblioteca. Una biblioteca, guardate, è una cosa seria. Una biblioteca per un paese, per una comunità, e questa biblioteca sarà poi un'attrazione per tutto il comprensorio, e saranno anche gli altri paesi poi forse a voler fare anche loro quello che è stato fatto a San Marco d'Aquino. Quindi sono, è un esempio, un universo di conoscenze, di apprendimento, di relazioni, è un luogo dell'anima. Non sottovalutiamo quello che è successo questa sera a San Marco, perché credetemi, cioè, e ancora di più, e come sempre ritengo che questo paese, diciamo, sia sempre un paese che comunque sia stato forse in avanti, rispetto a tanti altri paesi. Siete cittadini anche questa volta, con l'impegno di questa esperienza si è dimostrato che San Marco è una comunità con tanta cultura e quindi con tanta umanità e con tanto amore. Grazie. Dottoressa Matullo, e proseguiamo con il nostro ricchissimo parterre di ospiti, chiamando la professoressa Chiara Cassiani, docente di letteratura all'Università della Calabria. Buonasera professoressa Cassiani. Buonasera a tutti. Professoressa, abbiamo detto più volte finora che la nostra biblioteca è stata intitolata al professor Nuccio Ordine per la sua straordinaria figura di intellettuale. Ecco, volevo chiederle se a questa ragione può aggiungersi anche il particolare rapporto, lo speciale legame che il professore Nuccio Ordine coltivava con i libri. Allora, dunque, innanzitutto approfitto per ringraziare tutti voi, per ringraziare il direttore della biblioteca Nuccio Ordine, ringraziare il sindaco e tutti coloro che hanno lavorato in questi anni per questo progetto. E soprattutto ringrazio tutti quanti voi che siete così numerosi e presenti in un luogo bello, devo dire, assolutamente pensato e in modo eccezionale, direi. Io alla domanda di Emanuela Stella rispondo molto volentieri, è una domanda necessaria e opportuna, che però mi fa anche fare un passo indietro su alcune cose di cui si è parlato, cioè parlare, dire qualcosa in più sul legame fortissimo che Nuccio Ordine aveva con i libri, non solo come oggetti materiali, con le biblioteche, come luoghi concreti, quindi luoghi di accoglimento, di ricerca, di conoscenza, ma ritengo opportuno dovermi soffermare in breve su quanto i libri fossero per Nuccio il principale strumento di acquisizione del sapere e della cultura, e su questo punto lui fondava il suo insegnamento, quindi il suo insegnamento universitario, penso, questo è l'aspetto che io ho potuto condividere di più con Nuccio Ordine. Invitava i suoi studenti a leggere facendosi lui stesso tramite durante le lezioni tra un classico della letteratura e le problematiche del presente, ma senza mai inopportune attualizzazioni. Quindi era ancora uno dei pochi docenti che, controcorrente rispetto ai programmi ministeriali, consigliava di leggere integralmente un'opera e quindi non affidarsi a delle semplici antologie, no? Questo era importantissimo per lui. Leggere
significa partire dall'inizio di un classico che può essere appunto Boccaccio, Machiavelli, Bruno, ma tutti direi classici della letteratura italiana ed europea. E il modello culturale che Nuccio perseguiva non conosceva confini né barriere interdisciplinari. Quindi non conosceva ovviamente, era aperto ovviamente all'arte, alla filosofia, alla letteratura, come dicevo, europea, e soprattutto non aveva confini né regionali né nazionali. Quindi questo lo dico con forza qui in una biblioteca che viene da poco inaugurata, perché Nuccio da Cosenza era partito per la Francia e dalla Francia poi era stato docente universitario, visiting, professor in America Latina negli ultimi anni e aveva conosciuto quasi tutti gli atenei più prestigiosi. Però il legame con la Calabria era profondissimo, era riconosciuto in tutte le cerimonie per il conferimento dei premi e per i suoi riconoscimenti che avete citato, direi anche la Legion d'Honneur a Parigi, fu un'esperienza eccezionale per lui. E diciamo, questa apertura all'esterno partiva dalla sua terra d'origine, e partiva dalla Calabria per guardare l'Europa, e la Calabria costituiva appunto il nucleo propulsivo, l'energia vitale per andare oltre. E io in questo ci metto anche una mia memoria personale, ormai mi sembra strano coniugare il ricordo di Nuccio ai ricordi familiari. Io avevo un nonno che partì da un piccolo paese della Calabria e studiò e divenne uno dei nostri padri costituenti e fu un ministro della Repubblica calabrese, poco ricordato. Però a me, io sono anch'io un po' come Antonio, una persona che non ricorda mai pubblicamente le proprie esperienze personali, però questo per dire che dal punto di partenza, che era un luogo ovviamente piccolo, con poche biblioteche, con pochi centri di aggregazione culturale, alcune persone sono riuscite ad andare al di là dei confini. E Nuccio aveva studiato l'esperienza intellettuale di un filosofo come Giordano Bruno, era uno dei maggiori autori, uno dei maggiori studiosi di Giordano Bruno e del Rinascimento italiano europeo. E aveva studiato, era molto incuriosito dalle peregrinazioni di Bruno tra la Francia e l'Inghilterra alla fine del Cinquecento, ed era affascinato proprio da quella che sarà poi chiamata la nuova filosofia bruniana, no? L'elemento di assoluta novità. E su queste basi Nuccio puntava per costruire una rete tra i maggiori centri culturali, e questo è un altro punto incredibile della sua personalità, perché era il suo carattere, la sua capacità di creare rapporti, la sua capacità di entrare in contatto con gli altri, che gli consentì appunto di pensare a un progetto profondamente umanistico, cioè la costruzione di una rete tra i principali istituti culturali, un cosiddetto rinascimento delle lettere, che appunto in qualche maniera si opponesse alle difficoltà storiche e politiche, no? Che lui avvertiva la chiusura degli archivi, la chiusura delle biblioteche per delle politiche a volte scellerate, e con queste, da queste premesse derivano appunto molte sue battaglie, no? La battaglia per la difesa della biblioteca dell'Istituto Warburg, per esempio, la battaglia per la difesa dell'Istituto di Studi Filosofici di Napoli, e anche la volontà di costruire una biblioteca a Cosenza che portasse il nome di Bruno, Telesio e Campanella. L'auspicio è appunto questo, che questa biblioteca, di cui lui sarebbe andato senz'altro fiero, avrebbe ovviamente accolto favorevolmente l'iniziativa di questa nuova biblioteca calabrese,
L'auspicio appunto è che questa biblioteca a lui intitolata possa costituire un esempio concreto di diffusione della cultura, anche per le iniziative che proporrà e anche per la disposizione dei libri, no? Per il facile accesso alla conoscenza. L'invito è che vi possano trovare magari in un piccolo angolo anche i classici della letteratura europea, ben rappresentati nell'ultima collana Bompiani, ideata da Lucio Ordine, che fu il progetto più ambizioso che lui coltivava. E già ne sono usciti con i moltissimi volumi. Il lettore in biblioteca impara a trovare il suo percorso, ma anche a conoscere se stesso, in quello scatto tra intus ed extra, da dentro e fuori, di cui Nuccio parlava costantemente ai suoi studenti, seguendo appunto l'ermeneutica del sileno alla maniera di Giordano Bruno, guardarsi dentro prima di uscire fuori. Si tratta sempre di una tappa ovviamente del percorso, che non è mai una meta, ma questo è un altro elemento essenziale del suo insegnamento, il fatto che non si raggiungono mai, non si è mai soddisfatti della mente degli obiettivi, è sempre un'Itaca che non si raggiunge, no? Completamente la conoscenza, come voleva appunto una poesia molto citata da lui, di Cavafis. E a questo punto diciamo mi restano solo due cose per dare una risposta completa alla domanda che mi è stata posta, cioè il tema di Nuccio Ordine e i classici, in parte ne abbiamo già parlato, però volevo aggiungere che la difesa delle discipline umanistiche a scuola e all'università, a partire dai corsi universitari, come vi ho detto, poi è diventata, si è espansa, è diventata molto più nota attraverso libri come Utilità dell'inutile, i classici della vita. Appunto, i classici della vita portano proprio un sottotitolo importante, cioè una piccola biblioteca ideale, no? Nuccio costruiva la sua biblioteca, consigliava agli studenti di costruire ciascuno di loro una piccola biblioteca, e allo stesso tempo pensava a una biblioteca ideale che era fatta poi delle sue letture. Quindi era la sua biblioteca che negli anni era andato in qualche maniera formando. Io ricordo la prima casa che ho conosciuto di Nuccio, aveva una biblioteca e dentro c'era anche insomma il tavolo con il computer, c'era anche un divano, insomma pian piano la sua biblioteca, che Rosa conosce bene, anche Maria conoscono benissimo, è diventata la casa con all'interno uno studiolo su modello rinascimentale, cioè Nuccio provava appunto raccoglimento e separatezza nel suo studiolo, e intorno la casa invece mostrava tutti gli angoli di una biblioteca ideale, a scaffale aperto, sul modello delle grandi biblioteche europee che lui aveva frequentato. Quindi la biblioteca come separatezza e anche come dialogo, come apertura verso l'altro. Adesso sono arrivata al punto, i libri come oggetti, no? Lei mi ha chiesto soprattutto questo, e con questo poi chiudo. Nuccio riconosceva il privilegio di avere dei libri in casa. Da studioso e da docente aveva sperimentato l'assenza di libri in famiglia. Per lui il libro aveva il valore di un'appartenenza al mondo della cultura fin da quando era studente a scuola. Andare a scuola con un libro da leggere negli spazi comuni significava aver fatto una scelta diversa rispetto a molti suoi compagni, ma anche voler dialogare con un mondo più grande. Nuccio all'università dialogava con i professori come un collega giovane appassionato, appunto, fin da allora, quindi, no? Io penso al suo maestro di Arcavata, che fu Giulio Ferroni,
che ne parla spesso in termini appunto di uno studente pieno di energie, carico di idee, pronto a imparare sempre di più da loro, dai suoi docenti. Negli ultimi anni aveva conosciuto con profonda tristezza le dinamiche universitarie, la deriva di un certo tipo di accademia, e di questo Nuccio soffriva in maniera molto evidente. Le sue parole tuonavano però nelle aule universitarie sempre come un monito, ricordava agli studenti di fare un percorso diverso di studi e di vita. I libri sono stati tutto per Nuccio, quindi la mia risposta è questa alla domanda. Ne ha tratto la consapevolezza che nessuno è profeta in patria, anche se, ripeto, sarebbe felicissimo di essere al centro proprio di un paese calabrese, di un'adunanza in un paese calabrese. I libri gli hanno anche insegnato a diventare cittadino del mondo. Questo è quello che volevo sottolineare. Grazie. Grazie per la sua preziosa testimonianza. Adesso chiedo gentilmente di prendere la parola al dottor Mimmo Gangeli, uno degli scrittori più importanti del panorama letterario italiano. Prego. Beh,
Vai. Posso andare avanti? A me mi spiace doverlo commemorare, ma non vorrei intendere, nel senso che mi dispiace dover commemorare un grande uomo che è venuto a mancare quando in un'età che ancora gli consentiva programmi lontani, di un grande personaggio che probabilmente ha lasciato tantissime cose sospeso e che avrebbe dato ancora tanto alla Calabria. E mi spiace dover commemorare perché mi piacerebbe che continuasse a fornirci il suo sapere, continuasse a formare i nostri giovani e magari a convincerli a rimanere. Mi dispiace e mi viene da sollevare uno sguardo irrispettoso di protesta al cielo che è stato troppo frettoloso. E mi piace anche sottolineare la sua calabresità. È uno di quelli, in questo non ci accomuno, che caparbiamente, orgogliosamente è rimasto in Calabria. Ricordate che restare in Calabria e riuscire ad eccedere nel mondo, come è stato il suo caso, non è molto semplice, perché noi partiamo da Vendica di partenza, questa è la regione, la favela d'Europa, questa è la regione più povera d'Europa, è la regione più maltrattata e più calata dal pregiudizio, per cui arrivare alle 20, raggiunti dal professor Lucio Orche, partendo da Vendica di vivere e di continuare a vivere in Calabria, dà maggiori meriti al successo che lui ha ottenuto. Io ho conosciuto, ho avuto l'onore e il piacere di andare a fare delle chiacchierate con lui, ma fate la bella persona, lui è disponibile, gradato, onesto. Ho visto l'uomo come sarebbe piaciuto che diventasse io. E l'ultimo nostro incontro risale a parecchi anni fa, avvenne a Torino in occasione di una vericea, credo che si chiama così, queste cose, organizzata da Elisabetta Scarpa. Qualcuno ha citato la professoressa, ci fa con la Boncani, lo fa la Romana, la professora. Io allora avevo appena pubblicato un libro con Boncani, lo dico dai Napoli, l'ho pubblicato con Boncani, e allora fui invitato insieme a un centinaio di scrittori in questa occasione, che sono occasioni collaterali alle manifestazioni del Salone del Libro, e la prima parola che mi disse la Elisabetta Sgarbi, allora direttore editoriale della Boncani, fu: tu devi conoscere Lucio Orche. E fra le centinaia di persone presenti, tutti scrittori, ci tenne a portarmi da Lucio Orche, poi sorprendendosi piacevolmente che io già lo conoscessi, avevamo esperienze vissute assieme. Perché dico questo? Per dirvi quale fosse il valore e la considerazione che aveva Lucio Orche nel mondo dell'editoria, che la Sgarbi, per la Sgarbi era il suo punto di riferimento, non a caso. Poi ha operato nel modo come ha operato per la Boncani e ha continuato ad operare nello stesso modo per la Valle di Tesero. Quindi punto di riferimento fondamentale. Forse ho preso troppo tempo. Volevo dirvi che io sono innamorato del suo saggio, l'utilità dell'inutile, anche perché mi ci riconosco molto. E giudico questo libro, che fra l'altro ha venduto tantissimo, il mondo. E guardate che non è facile scalare le classifiche di vendita, se oggi andate a guardare il Corriere della Sera, vedete che nei primi posti delle vendite dei libri non ci sono i grandi volumi come questo del professor Orche, non ci sono i libri di cucina, o i libri degli influencer, o i libri di persone che sono quotati nei media. Allora questo è abbastanza triste. E che Lucio Orche riesca a incidere pesantemente con un suo libro importante come
l'utilità dell'inutile nel mondo, perché è stato primo in classifica in Belgio, in Spagna, in Italia, nella saggistica, è un fatto non da poco conto, è un fatto di cui da tenere assolutamente presente. Noi quest'uomo grande che dà lustro alla Calabria dobbiamo tenercelo caro e dargli il giusto onore che merita. Che poi lui scriva, io mi riconosco nel fatto che lui ci tenga a specificare che la deriva verso cui sta andando l'umanità, questo ricerca assoluto del benessere e del guadagno e il tentativo di seppellire le arti, la letteratura, mi ci ritrovo assolutamente d'accordo, perché lo vivo, è un'esperienza che vivo sulla mia pelle, che ho vissuto sulla mia pelle. Oggi l'editoria nazionale, per stare nel mio settore, è molto più accentrata verso il commercio, il guadagno, rispetto alla qualità dell'opera. Per cui succede che si privilegia in Italia anche nelle classifiche di vendita con delle opere che in altri tempi, quando la cultura aveva la giusta considerazione, il giusto valore, sarebbero state certamente cestinate. Bene, concludo complimentandomi anche per la struttura, ma specialmente per aver avuto questa bellissima idea di intitolare la professore Ordine, illuminato, credo, l'intellettuale più grande della Calabria nel terzo di tempo, ma anche uno dei più grandi d'Italia. Complimentandomi per tutto questo, sperando che da questo esempio bellissimo messo in atto a San Marco, ci si svegli un po' tutti in Calabria, la regione, come ho presente, a cui riconosco di aver contribuito, ma specialmente all'università, dove il professore ha insegnato per tanti anni, sperando che le istituzioni in genere non mandino nel dubbio una figura che ha dato molto gusto a questa terra, che ha sempre più bisogno di esempi positivi e non di essere tacciata di tante brutte cose. Abbiamo anche il vero e dobbiamo valorizzare. Io volevo aggiungere solo una cosa, sempre l'intervento di Mimmo Gangenti. La scelta degli ospiti di stasera ovviamente non è una scelta casuale. Quando si dice che questa deve diventare la casa della cultura, noi stasera abbiamo voluto dare segnali forti. Avete visto giù c'è la splendida mostra di ritratti del maestro Maurizio Carnevale, con alcune figure della letteratura calabrese che hanno bisogno di essere assolutamente riscoperte e a cui deve essere dato e assegnato il ruolo che a loro compete. Mimmo Gangenti rappresenta, da questo punto di vista, al netto delle cose che puoi dire che io già sapevo avere in comune con il professore, che ce n'è qualcun altro in più rispetto a quelli che hai detto tu. Mimmo Gangenti rappresenta proprio questo, rappresenta il successo e il coraggio di un calabrese riconosciuto a livello nazionale e non solo. Anche questo è un segnale di quanto questa terra sia carica di bellezze, e questa bellezza ce la dobbiamo non solo tenere stretta, ma far conoscere a quante più persone possibile, perché è un inimolo Dio di cui parlavi prima. Noi l'abbiamo conosciuto bene qua in Calabria. Se noi pensiamo che di Corrado Alvaro si parla da poco tempo, se noi pensiamo che di Leoni da Repa si conosce pochissimo in giro, se noi pensiamo che Franco Costabile è venuto fuori nell'ultimo anno e mezzo, soggetti di questo genere che hanno un patrimonio per la letteratura italiana, evidentemente qualcosa che non ha funzionato e non funziona. Cioè, quindi noi per quello ovviamente che possiamo fare lanciamo dei segnali. La tua presenza qui è un altro segnale importante che noi vogliamo dare.
Bene, proseguiamo. Diamo la parola adesso al dottor Diego D'Amico, avvocato e membro del Centro Studi Nuccio Ordine. Questo incessante sacrificio, così come da voi ben definito. Il professor Ordine è stato definito straordinario e raffinato intellettuale nella presentazione. Il mio dovere credo sia quello di condividere con voi la straordinarietà del personaggio, perché spesso definendo così persone importanti si rischia di sminuire la persona umana. E l'umanità, a mio sommesso avviso, era la cosa più grande di Nuccio Ordine, molto di più rispetto alla sua importanza scientifica. E questo perché? Perché siamo in una biblioteca, penso sia un gesto di eredità a cui lui terrebbe tanto. Biblioteche e corsi di studio, questi erano i suoi punti nodali da trasferire soprattutto per le generazioni future. Era parte, diciamo, della sua vita. Sostanzialmente, al di là di questo contesto bibliotecario, è bene chiarire anche un punto. Seppur siamo all'interno di una biblioteca, a lui non piaceva la definizione topo di biblioteca. Lui amava distinguersi dagli altri ed essere definito un topolino di campagna. Questa ha una valenza universale, a mio sommesso avviso, in termini di sensibilità, di passione, di solidarietà, di sacrificio e di impegno nei confronti del prossimo. Perché il topolino di campagna? Perché mediante la biblioteca, ossia il topolino che ha studiato, può scendere nelle piazze e aiutare il prossimo. Io lo conobbi quasi 10 anni fa per un problema giuridico e anziché parlare della questione da risolvere si mise a leggere all'interno dello studio la lettera che Albert Camus scrisse al suo maestro per ringraziarlo a seguito del conferimento del premio Nobel. E mentre leggeva si mise a piangere. Io un minimo di imbarazzo innanzi a un mostro sacro che aveva già scritto lui, era nel culmine, diciamo, del successo dell'utilità dell'inutile, era già divenuto best seller, poi divenne long seller a seguito delle vendite, e mi trovai lì in forte imbarazzo e capii i sacrifici, l'umanità, la solidarietà, tutto ciò che c'era dietro un allievo che raggiunge l'apice e ringrazia il suo maestro. Questa è una cosa fondamentale per capire il personaggio. Appurata, diciamo, la problematica giuridica, la discussione durò 2 minuti, mi spiegò il mercante di Venezia, e da quel momento non ci siamo più separati. Perché il mercante di Venezia? Perché voleva far capire all'avvocato che non si vive della scienza utile, qual è quella ovviamente di risolvere problematiche giuridiche, ma che soprattutto si deve capire perché da un punto di vista umano e soprattutto letterario si attiene a formare, diciamo, un buon professionista. Il mercante di Venezia, io sono messo a viso, non me ne vorranno civilisti eventualmente presenti in aula, è la pietra miliare delle obbligazioni giuridiche. Io ho capito dopo una lezione di un docente in ambito umanistico. Quindi lui andava ben oltre, diciamo, quella che era
come ha giustamente illustrato la professoressa Cassiani, quello che era il senso, diciamo, dello studio da tradurre all'interno della collettività. Quindi c'è saluta mia moglie, ovviamente, che fa il tifo per questo intervento, ma quando la conobbi lui mi disse: beh, mo me la devi subito far conoscere, ma che fa? Sì, lavora, però ha una passione strana, è un arciere. Il giorno dopo gliela presentai, in macchina lui ci parlò per più di mezz'ora del mito di Filottete, che aveva studiato la sera prima di conoscere lei, e raccontò tutto l'episodio che all'interno dell'Iliade c'è quando Filottete si deve scontrare con Achille. E quindi Achille vinse contro Filottete solo perché, essendo astuto, andò a nascondergli l'arco. Ma questo fu una lezione magistralis omaggiata a me e a mia moglie. Quindi, ripeto, ho cercato di elencare alcuni aspetti, ma è fondamentale che questi aspetti ognuno di noi, siccome vedo pochi giovani, abbiamo il dovere di trasferirli ai ragazzi. Perché nell'impegno e nella passione di questo uomo straordinario c'erano tanti episodi in cui c'era un attimo di sensibilità estrema. Si piangeva se Chirone, il suo adorato cane, non riusciva a salire in macchina, perché avanti con l'età, ed era ovviamente il verso insieme a noi che si faceva la camminata, e poi incrociavamo il professore Greco, che rappresentava per lui, ci vediamo pubblicamente, un new deal nell'ambito accademico, cioè per definirlo così. E una persona che, ripeto, cercava di rappresentare quanto più possibile la solidarietà umana, e questo lo scrive nei suoi libri, ma soprattutto lo pratica, perché leggere il libro e conoscere lui era tutto un altro. Ricordo un episodio in cui ci fu Rai News a Cosenza, lui ospite d'onore, c'erano tutti i calabresi illustri, e alla cena di gala mi dice: no, no, non ce ne andiamo a mangiare per i fatti nostri. Però mai tu, in maniera, diciamo, poco esplorativa, a vedere se quella ragazza viene a cena con noi, perché è della Polonia, sta seguendo il corso e secondo me non ha nemmeno i soldi per la cena. Quindi la portiamo a mangiare, però se l'invito io si prende un attimino di imbarazzo per la verità. Questo era lo sciordine. Un sciordine era la persona che a cena al mare, per una delle sue passioni, cioè proprio un paradiso delle passioni del professore Ordine, vede passare il povero Cristo del paese che non ha nulla e lo invita a cena. E attende a che arrivi il piatto caldo anche a lui per cenare insieme a noi. Un ciotolo è la persona che invita Franco Gallo, presidente della Treccani, presidente emerito della Corte Costituzionale, dell'Evidenza Grigia, del diritto tributario a livello europeo, e dice: avvocatone, accompagnami, che tanto siamo alla pari tutti e tre, amicus amici. Questo era il personaggio che cercava con i libri, con l'insegnamento, ma soprattutto anche durante la passeggiata, di trasferirti i valori nobili che ognuno di noi ha il dovere, tramite una biblioteca, tramite una borsa di studio, tramite il racconto, per chi lo conosce, di divulgare. E vi posso dire una cosa: voi ci siete riusciti, è perché siete bravi, è perché siete riusciti a creare una sinergia, ma anche perché c'è stato lui ad aiutarvi a sistemare tutto all'interno degli scaffali. Io immagino ci fosse stato, avrebbe detto: avvocatone, facciamo una capatina a San Marco che aiutiamo quei ragazzi a sistemare la biblioteca. Lui era uno che si scoccava le mani, e poi nel mentre ci si scoccava le mani si andava a trasmettere sicuramente qualcosa di cultura. Era un arricchimento continuo. Ci tengo chiudendo a leggervi l'introduzione di una tesi di diritto del lavoro che ho seguito come relatore nell'ambito di un master, scritta da un avvocato di Cosenza proprio il giorno in cui purtroppo è venuto a mancare. Questo amico avvocato
era uno dei tanti pranzetti al mare in cui si apprendeva tantissimo. Nelle ore in cui concludevo la stesura di questo lavoro veniva a mancare all'improvviso lo sciogliere. Solo allora mi rendevo conto di aver scritto intere pagine sul welfare aziendale, inconsapevolmente dense di quei principi e di quelle lezioni, anche di vita, su cui Nuccio aveva speso anni del proprio lavoro. In una delle ultime interviste, all'indomani di uno dei suoi molteplici impegni parigini, proprio nel tentativo di spiegare l'importanza dello studio dei classici, ma soprattutto di quella necessità di tenere vivi i valori umani irrinunciabili, Nuccio ribadiva l'importanza della bocca, luogo dove albergano il cibo e la parola, veicolo di nutrimenti imprescindibili per il sostentamento del corpo e della mente. Ribadiva, con la sua consueta semplicità, quanto il convivio fosse occasione di incontro secolarmente destinato a nutrire tanto i corpi quanto le coscienze, e che in fondo, se gli esseri umani si sono evoluti nel corso dei millenni, è avvenuto anche e soprattutto grazie alla compresenza necessaria e irrinunciabile di tali nutrimenti materiali e culturali, utili ed inutili. Parlare di fringe benefits e di flexible benefits allora è diventato di colpo più semplice. La lezione di Nuccio mi ha aiutato a ricordare come, pure nell'ottica veramente aziendalistica della vicenda umana, il salario in denaro o in natura esaurisca la sua principale funzione del nutrimento del corpo, mentre al welfare aziendale è spesso demandato il più difficile compito di nutrire le menti e gli animi, di arricchire quelle componenti della vita difficilmente quantificabili e di cui peso specifico parti volta in volta commisurato in termini di benessere umano. Perché quando un piano di welfare aziendale prevede la possibilità di scaricare un ebook, una poesia o una canzone, di partecipare a un cartellone teatrale o cinematografico, di partecipare a un corso di recitazione, di musica o di una qualunque attività artistica e culturale, in fondo si sta apparecchiando la tavola per la mente, ovvero, come direbbe Nuccio, si sta sperimentando ancora una volta quell'imprescindibile utilità del linguaggio. Grazie. Grazie veramente per le sue bellissime parole. E proseguiamo adesso con il professore Gianluigi Greco, direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria e presidente del Centro Internazionale di Studi Teresiani, Pruniani e Cappelliani. Buongiorno. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti e a tutti. Complimenti alla biblioteca, complimenti al comune, complimenti a tutta la comunità che ha pensato a questa iniziativa, ha lavorato per questa iniziativa. Devo dirvi che in questi mesi sono state diverse le occasioni nelle quali ho potuto partecipare per ricordare Nuccio o per anche partecipare all'inaugurazione di qualcosa dedicato a Nuccio. Però devo dirvi che questa è sicuramente quella più azzeccata. Cioè Nuccio sicuramente sarebbe stato contentissimo di pensare a una biblioteca con suo nome. E questo veramente penso che sia l'intitolazione più importante. Non ci sono strade, non ci sono piazze. Nuccio amava le biblioteche. E questo è veramente il più bel regalo che abbiamo potuto fare al suo ricordo, ne sono davvero sicuro, ne sono davvero convinto. E mi trovo, diciamo, ad avere innanzitutto tre cappelli, quindi tolgo subito così poi rimarrò l'amico di Nuccio. Innanzitutto l'Università della Calabria. Devo dire che il magnifico rettore voleva intervenire oggi, lo sapete, insomma, a lungo è stato indeciso sulla possibilità di venire, poi alla fine sapendo anche della mia presenza ha lasciato a me di portare il suo saluto alla vicinanza di tutta l'università, un'università che in effetti deve ancora lavorare per ricordare Nuccio e per dare a Nuccio il giusto tributo che merita. E rappresento anche un centro che Nuccio ha voluto veramente con tutte le sue forze, un centro che è legato proprio a una biblioteca. Questo è un pensiero bello, voglio raccontarvi un po' questa idea. Cioè, Nuccio guidava il Centro Internazionale di Studi Filosofici Teresiano, Pruniano e Campanelliano. Tra l'altro Diego è un socio, ho visto anche qui due componenti della giunta, c'è cioè il dottor Costner che vedo lì e il professor Mario Pozzo,
che saluto amichevolmente. E un centro di filosofia nel quale Lucio Pipolle, no? da matematico, da informatico, ma da amante della filosofia, della scienza, della letteratura, Lucio pensò che la mia presenza lì potesse essere utile. Ed è un centro che era legato all'idea di costruire una biblioteca a Cosenza, proprio per Teleso, per Bruno e per Campanella. Questo era il suo progetto, il suo palinofismo, un progetto complicatissimo, devo dire, come sanno i colleghi con i quali cerchiamo di portarlo avanti, ma è un progetto che in qualche maniera unisce questa giornata di oggi con il suo vero obiettivo degli ultimi anni. E l'ultimo cappello invece che, insomma, che difficoltà a togliere è proprio quello di Amico. Con Lucio parlavamo tanto, eravamo amici, però io porto una prospettiva un po' diversa. Abbiamo visto la prospettiva della letteratura, la prospettiva, insomma, della vicinanza umana. Lucio con me parlava di scienza, perché Lucio aveva anche quest'altra grande passione. Non era soltanto un grande letterato, non era soltanto un filosofo, ma Lucio veramente amava la scienza intendo la matematica, la filosofia della scienza, la fisica. Io tramite Lucio ho conosciuto Melanie Fields, cioè i premi Nobel della matematica, ho conosciuto tre fisici più importanti al mondo. E allora, un vero tema di Lucio, oltre alla passione, che è stata molto richiamata all'inizio, è quella dell'interdisciplinarità, che poi, se volete, è la chiave la chiave della curiosità, la chiave proprio della cultura. Lucio amava veramente tutte le discipline. E questa cosa era affascinante, cioè con Lucio si poteva parlare in una giornata tranquillamente dalla matematica fino ad arrivare alla letteratura e capire cosa c'era in comune. Ora, il tema dell'interdisciplinarità è molto battuto oggi, all'università, se voi andate, insomma, in qualunque seminario si parla sempre di interdisciplinarità. Ma è molto facile parlarne, è difficilissimo praticarlo. E Lucio vedeva questa idea dell'interdisciplinarità da due prospettive. La prima è quella facile, quella di abitare i confini, cioè le discipline pongono dei confini. Non è chiaro che il matematico come sono io con lui cosa poteva avere da condividere, da parlare. Non era bello mettersi lì al confine della mia disciplina e al confine della sua disciplina, tendersi la mano e cercare di capire cosa potevamo guardare insieme con la mia prospettiva, guardare la letteratura. Ed era bellissimo che con la sua prospettiva da letterato lui riusciva a guardare anche la matematica. E lui è riuscito a cogliere qualcosa della matematica che, vi dico, pochissimi che non sono matematici riescono a cogliere. Allora Lucio mi diceva: ma sai che cos'è che mi piace di questa disciplina? È stato richiamato da un termine usato dal sindaco all'inizio, la bellezza. Ecco, devo dire che quando sentivo le parole del sindaco in cui parlava di bellezza, ricordavo proprio Lucio che mi diceva: ma perché la matematica è bella. Ora, io sono convinto che nessun letterato qui, nessuno di voi dirà mai la matematica è bella, e soprattutto che cosa aveva di bello per Lucio questa matematica. Allora, qui un tema interessante: noi vediamo la matematica come, insomma, quando parliamo di bellezza e matematica, pensiamo all'applicazione della matematica a delle discipline estetiche, cioè pensiamo all'armonia, a un quadro che viene disegnato con delle proporzioni, pensiamo a tutto il lascito rinascimentale, insomma, pensiamo a dei rapporti, pensiamo a delle cose tangibili, al più pensiamo alla musica, no? Che ha un'armonia all'interno dei rapporti precisi tra le varie onde. Ma non era questa la bellezza. E Lucio questa cosa l'aveva capita benissimo. Lucio ripeteva, mi citava spesso Goffre Hardy, che è un grande matematico, che scrisse un libro che è importantissimo per i matematici e si chiama Apologia di un matematico. Ora, questo personaggio è un personaggio che ha avuto una vita veramente molto romanzesca, insomma, ha vinto, è stato uno dei grandi matematici inglesi, e in questa apologia, in cui dice che di fatto la sua vita ha avuto poco senso, dice però delle cose bellissime sulla matematica. Dice che le forme create dal matematico, come quelle create dal pittore o dal poeta, devono essere belle. Al mondo non c'è posto per una matematica che sia brutta. In qualche maniera la bellezza della matematica è all'interno della matematica. Non è una matematica che si esprime all'esterno, ma c'era qualcosa di bello all'interno. E Lucio, pur non avendo una cultura forte matematica, riusciva a cogliere questo. Una volta, vi faccio un esempio per farvi comprendere come lui riusciva a capire subito cosa fosse bello in matematica.
mi disse, parlando di intelligenza artificiale, mi occupo insomma di intelligenza artificiale da tanti anni, lui mi disse: ma quindi le macchine sono più brave di noi o no? Molto così. Riusciranno a superarci? Lui sapeva la risposta: no, non riusciranno a superarci. Dissi io: basta pensare, basta ricordarti dei risultati di Gödel, i teoremi di incompetenza ci dicono che ci sono cose che le macchine non possono fare. Lucio conosceva Gödel, ma la risposta proprio non gli piaceva, non era bella. Lo ricordo molto bene, dice: no, ma questa cosa non va così. E allora meditai un poco e gli dissi un'altra cosa che gli ripropongo anche a voi. Dico: guarda, ti faccio capire perché le macchine non riescono, ci sono delle cose che non possono saper fare, citando di tre filosofi. Il primo filosofo è Cantor. Cantor, sapete che cosa ha dimostrato? Che esistono degli infiniti che sono in qualche maniera più grandi di altri infiniti. Cioè, gli infiniti non sono tutti uguali, ci sono delle cose che sono ancora più grandi di altre. In particolare, gli numeri naturali, quelli che conosciamo da sempre, 1, 2, 3, 4, 5 e così, confrontateli con i numeri che hanno anche le frazioni, un mezzo, un terzo, e quelli che hanno le radici di 2, le radici di 3, quelli che si chiamano numeri reali. Ecco, Cantor dimostrò che i numeri naturali sono di meno dei numeri reali. Ora, sono tutti infiniti, ma Cantor dimostra che questa cosa, i numeri naturali, sono di meno dei numeri reali. Questo già concettualmente è una cosa bellissima, ne parlavamo per ore, ma non è finita. Altri due filosofi, Turing e Chomsky. Sapete Turing che cosa ha dimostrato? La cosa più importante che ha fatto Turing in una parola. Turing ha dimostrato che i possibili algoritmi che noi andremo mai a scrivere, tutti i possibili algoritmi, sono tanti quanto i numeri naturali. Sapete Chomsky che cosa ha dimostrato? Che tutti i possibili problemi che noi andremo a scrivere sono tanti quanti i numeri reali, e quindi ci sono più problemi che soluzioni. E questa cosa diceva Lucio, disse: adesso mi è convinta. L'argomentazione deve essere bella, deve esserci un motivo estetico all'interno della matematica, e questa cosa pochissime persone che non sono matematici riescono veramente a coglierla. E mi sorprese molto, ma questo fu un omaggio a me, che quando, ne sono abbastanza sicuro, quando lui vinse il premio Princesa di Asturias parlava tantissimo, era veramente felice, straordinariamente felice, e lui mi disse che aveva pensato a una cosa che avrebbe detto durante la cerimonia di premiazione. Non so se è vero, forse l'aveva detto solo per farvi contenti in quel momento. Lui disse che aveva letto una bellissima lettera di un matematico, questo matematico è Giacobbe, matematico dell'Ottocento, una lettera indirizzata a Legendre, che è un altro matematico di allora, e parlavano di Fourier, un altro matematico. Che cosa diceva Giacobbe? Guardate, quello che scrive, quello che fa Fourier non è così bello, perché Fourier usa la matematica in una maniera ingegneristica per spiegare le piccole cose, lui vuole tirare fuori l'utilità sociale, la spiegazione di fenomeni naturali, sì, tutte queste cose vanno bene. Ma un filosofo come lui avrebbe dovuto sapere che l'unico fine della scienza è l'onore dello spirito umano. Ecco, queste parole sono state scritte da un matematico, colpirono moltissimo Lucio. Io credo che una biblioteca intitolata Lucio Ordine, è anche questo un modo, se volete un piccolo modo concreto, per onorare una grande persona e per onorare lo spirito umano. Grazie. Grazie professore. Adesso passiamo la parola al dottor Ugo Proro, giornalista, che ci illustrerà quanto la comunicazione è importante ai fini culturali. Intanto il colpo d'occhio è veramente straordinario. Io ricordo benissimo, come tantissimi di voi, quanto, no, Antonio, tutto questo anche fisicamente, punto di vista di inizio, prese forma all'opera di zio Leopoldo, e qui zio Leopoldo, ecco, ce lo ricordiamo quando tutto questo ha preso forma anche fisica, e vedere che il compimento culturale arrivi attraverso un passaggio di consegne generazionale, vedete questo passaggio generazionale perfetto, ma veramente perfetto, quindi
grazie anche a zio che ha dimostrato di avere una vista amministrativa chilometrica, grazie a Gianmarco e all'amministrazione che ha saputo rendere onore e anch'essa ha contribuito a rendere sostanza questo luogo di cultura, questa infrastruttura del sapere dedicata alla memoria di Lucio Ordine. Io ho avuto il privilegio, perché tale è, e consideravo fosse privilegio anche quando egli era in vita, di intervistare un paio di volte. L'intervista per un giornalista è un momento di conoscenza, è un incrocio di sensibilità. Per noi l'intervista molto spesso è un episodio, la cancelli subito, anche perché soprattutto in politica dicono sempre le stesse cose, vanno avanti con lupo, con i comuni, qualcosa anche di ripetitivo. E con un giorno io ebbi la contezza di quella umanità, dicevi tu, umanità fortissima, un potere della parola non costruito ma naturale, connaturato ad un carisma. La seconda intervista io gliela feci in maniera precaria, eravamo in TV, avevamo un collegamento telefonico in pieno periodo Covid, quando ancora si brancolava nel buio. Prima di chiamare Ordine ci siamo interrogati su chi potesse essere l'interlocutore in un momento nel quale la società brancolava nel buio e aveva bisogno di punti cardinali morali, di padri morali in un momento di buio. E allora andammo dritti su Ordine, per tante ragioni, molte delle quali, probabilmente la maggior parte delle quali sono state spiegate questa sera, per il suo senso di umanità, per il suo saper essere rassicurante in un momento che noi abbiamo però rimosso. Noi dovremmo cercare di tornare un attimino con la mente a quel buio, per spiegarci la luce oggi dobbiamo anche capire quel buio, contestualizzare. E Ordine seppe darci dei punti di riferimento, seppe essere quella bussola. Ci guardammo compiaciuti in redazione, avevamo fatto una scelta non solo giornalistica ma umanistica, avevamo fatto anche una scelta di utilità sociale, perché dovevamo fornire delle coordinate utili, umane, degli appigli. Come appiglio è sempre stato e continuerà ad essere sul piano culturale, sul piano dei valori, Ordine per i suoi studenti e anche per le nuove generazioni. Ci guardammo in faccia compiaciuti, perché vedete, quando i giornalisti intervistano in TV e radio dei cattedratici, hanno una grandissima paura che il cattedratico, il professore universitario, non sia divulgativo. Questo ovviamente è un rischio che non si corre mai con Ordine, così come con tanti altri fiori di professori. Uno mi ha preceduto, conosciuto tempo fa, il professor De Greco, San Giovanni in Fiore, in quella celebrazione per Gioacchino da Fiore. Perché parlo di Gioacchino da Fiore? Perché in Calabria, Mimmo Gangelli, noi siamo anche un po' troppo campanilisti e a volte la filosofia deteriore del campanilismo ci porta a realizzare, a mettere insieme delle combriccole, delle confraternite un po' laiche che si sentano concessionarie esclusive di un nome, di un intellettuale. Gli intellettuali muoiono molto spesso nella memoria di una terra perché c'è l'unica associazione, l'unica confraterna che ne sequestra il sentire, l'opera, mette qua su una teca, uno sbarramento. Sicché se ti avvicini, beh, devi quasi prendere l'autorizzazione. Questo non sarà possibile con Ordine, perché proliferano le iniziative come questa infrastruttura del sapere, prolifera l'associazionismo, ma c'è una cosa più di tutti che nessuno fermerà, e lo dico da osservatore, e questo propagarsi a macchia d'olio della sua memoria tra i giovani. Non è vero che gli intellettuali sono immortali, saranno immortali le loro opere, ma la memoria è distinta dall'opera. L'opera rischia di essere un mucchietto cartaceo se la memoria non viene rinnovata. Questo con Ordine non sarà possibile, perché sono tanti, troppi i giovani che ne parlano, e sono altrettanti giovani che pur non avendolo conosciuto
come diceva la vecchia canzone degli stadio, chiedono chi fosse Ogden, chiedimi chi erano i Beatles, chiedimi chi era Lucio Ogden. Questa è la potenza più grande di un carisma immortale che stiamo giustamente celebrando e del quale io ricordo importante, perché in quell'intervista dove l'intera società brancolava nel buio mostrava tutta la preoccupazione all'epoca per la didattica a distanza, lui che faceva del contatto umano la sua più grande virtù, era preoccupato non per quel periodo, perché lui ammetteva che in quel periodo fosse una misura legislativamente, politicamente, istituzionalmente necessitata. Lui era preoccupato ed esternò questo timore perché c'erano rettori, docenti che quasi quasi cominciavano a pensare la possibilità che la didattica, questa merdosa data, potesse andare avanti anche in futuro. E lui ne era terrorizzato, avvertivi il terrore anche dalla sua voce bella, forte, bassosa, coinvolgente. Quindi si augurava che tutto quello che alcuni volevano non prendesse corpo. E fortunatamente le cose stanno andando in quella direzione, perché il contatto umano è inestinguibile, insostituibile. Lui diceva una cosa incredibile: ma io che sono abituato, ogni qualvolta vedo lo sguardo smarrito di uno studente a chiedermi un momento prima di dormire dove abbia sbagliato, come posso guardare uno studente se ha l'occhio smarrito, se mi segue, se ha delle perplessità con questa didattica a distanza? Insomma, manifestava delle perplessità, un dolcissimo terrore, e poi utilizzava delle espressioni anche dolci per cercare di indurre le famiglie a promuovere un uso parsimonioso dei social, perché la relazione virtuale, il divampare della relazione virtuale era qualcosa che a lui lo spaventava, e diceva: stiamo attenti, perché nel mentre divampa il Covid dall'altra parte dell'oceano è uscito un articolo del New York Times che ci dà contezza del fatto che i rampolli dei principali proprietari delle case, del Silicon Valley, dell'industria del Silicon Valley, abbiano praticamente escluso dalla vita dei loro ragazzi, ecco, i loro genitori hanno escluso l'utilizzo dei social, l'utilizzo delle tecnologie, per far capire che già loro stesso non credevano ai social, alla loro tra virgolette capacità o incapacità educativa. E questo è un messaggio che mi ha colpito. Mi ha colpito anche l'assenza della politica regionale. Abbiamo avuto il senatore che ha fatto un discorso bellissimo, e si dà tantissimo alle cause culturali come questa. E a proposito di intervista, come dicevo all'inizio, che è uno strumento straordinario per conoscere le persone, beh, io prima o poi avrò modo di intervistare l'assessore alla cultura e le chiederò: ma il 9 novembre del 2024 cosa c'era di più importante di inaugurazione di un'infrastruttura del sapere? Grazie. Grazie Alessandro. Passiamo la parola adesso ad Alfredo Cheffalo, responsabile dell'importante stagione concertistica della biblioteca Muccio Ordine. Buonasera, ho ascoltato attentamente quanto è stato detto e voglio fare una riflessione. Purtroppo il professore Ordine non c'è più, ma se era qua avrebbe sicuramente apprezzato che in questo piccolo paese di poche anime esiste il Palazzo della Cultura, all'interno della quale c'è la biblioteca, c'è, come diceva voi, attività teatrale, c'è attività musicale. Io sono anni che organizzo attività concertistiche e qui in questa biblioteca sono venuti tra i più grossi musicisti anche fuori dall'Italia, in particolare la Mosca venne una pianista eccezionale, mi ha fatto vedere da tutte le parti. Quindi
cosa bisogna fare perché mi chiedevano come è possibile in un paese così piccolo addirittura avere una stagione concertistica. Tutto si può fare se si lavora con accuratezza, con costanza. Nell'arco degli anni abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo, che su 1500 abitanti c'è una grossa fascia di persone che segue i concerti che teniamo qui dentro. Altre attività facciamo anche in altri posti, ma per coronare il tutto, per condurre un discorso culturale, perché immaginate quando al cinema non c'era la musica, era muto e il mutismo non conclude e non completa quello che è la cultura. Per me e per la mia associazione la cultura è, si deve assolutamente pensare anche alla musica. Ci saremo nei prossimi mesi per continuare la stagione di vari non solo musica classica, ora che abbiamo vari generi. Vi ringrazio di tutto e vi aspetto ai prossimi concerti. Grazie. Adesso la parola per il sorriso al presidente onorario della biblioteca Armando Orlando. Dare finalmente concretezza a questa
istituzione, e la concretezza si dà soltanto con le parole che ha detto Giovanni. I libri devono essere vissuti. E lui ce l'ha detto in un convegno che abbiamo tenuto 3 mesi fa, proprio qui dentro. I libri devono essere vissuti. Per essere vissuti questi libri hanno bisogno di amore, di tenerezza, ma hanno bisogno di progetti. Hanno bisogno di progetti, non camminano da soli purtroppo. Noi adesso, da oggi in poi, dobbiamo cominciare a pensare a come avvicinare le persone alla lettura. Questo è un paese che, quando comincia prima a frequentare le biblioteche, erano i primi anni 60 del Novecento. La biblioteca era nell'ambito dell'edificio scolastico, nella scuola elementare, ragazzi. Nella scuola elementare del 1959 io andavo nel pomeriggio a leggere libri e c'era un maestro, Ernesto Amelio, che gratuitamente apriva i suoi locali e ospitava i ragazzi. Noi dobbiamo oggi riflettere sinceramente e veramente su come recuperare questa clientela, ecco. Io sono stato alla lista finanziaria, quindi non dico utenti, ma mi piace dire recuperare questa clientela nel senso buono. Perché io, Gianmarco, Alfredo e tanti altri abbiamo un grande amore per questo paese, ma abbiamo anche un grande amore in comune per i libri. Nel 1977 io mi sono trovato in corso per i Baldi di Soriano Nelli a parlare con Rosario Rubettino. Rosario Rubettino aveva pubblicato solo 2 libri di filosofia e poi si era fermato perché non aveva una linotype. I libri di filosofia del 75-76 li aveva fatti utilizzando una linotype di Cosenza. Quando è arrivata questa nuova linotype, abbiamo deciso con Rosario di fare un libro su San Paolo d'Aquino. Nel giro di 6 mesi noi abbiamo realizzato questo libro: storia, folklore, tradizioni e poesia. È stato il terzo libro della Rubettino. Ha aperto una collana letteraria in Calabria, Terre Uomini, che è durata per 50 anni e che ha pubblicato decine e decine di libri. E da allora si è creato un sodalizio con la Rubettino che ha portato me personalmente a lavorare con lui per la pubblicazione di 12 volumi. E tutto quello che noi abbiamo fatto non è io, non è lui, ma è noi. Perché il libro che abbiamo fatto su San Paolo d'Aquino era stato fatto da un'altra persona, Antonio Sposato. Nel 1984 facciamo un secondo libro e ne apriamo una nuova collana editoriale. Calabria, immagini della memoria, erano 100 fotografie dal 1885 ad allora, 1984. Rosario stampa questo libro, apre una nuova collana e affida la prefazione di questo volume non ce fa. Perché dico queste cose? Perché su San Marco alla fine queste idee sono passate. Noi siamo riusciti a realizzare dei piccoli sogni. Noi siamo andati, dico noi perché abbiamo un'associazione,
Alfredo è stato velocissimo, però l'associazione Pane del Saluto, costituita nel 1989, noi abbiamo un'associazione che ha portato libri gratuiti all'interno delle scuole medie. Gli alunni delle scuole medie di Campora San Giovanni, di Serra d'Aiello, di Aiello Calvo, di Cleto e di Saluto hanno avuto i nostri libri in omaggio. Noi siamo andati a parlare con i ragazzi. Noi abbiamo fatto, noi abbiamo fatto decine e decine di presentazioni di questi libri. L'associazione Padre del Saluto ha una collana editoriale che conta 10 libri. Complessivamente questa nostra azione ci ha portato a 30.600 libri a stampa e 18.500 ebook da un libro, 18.500 visualizzazioni da una importante da un importante sito internet academy.it. Perché dico queste cose? Perché noi, forti di questa esperienza, se noi riusciamo a responsabilizzare, a coinvolgere anche le generazioni future che verranno prima dopo di noi, con la nostra esperienza, con la volontà che ha Antonio Chieffalo di portare a compimento la sua missione di direttore e con la volontà che ha Gianmarco di privilegiare la cultura, perché la cultura è quello che ci muove, la cultura è quello che ci spinge a vivere, la cultura è anche quello che ci aiuta a lavorare bene. Ti ringrazio. E la parola adesso allo scrittore, membro del comitato accademico della Biblioteca Lucio Ordine, Antonio Paiuso. E davvero con sommo orgoglio che prendo parte a questa serata, a questa cerimonia di titolazione della Biblioteca di San Mango d'Aquino al docente letterato, storico e critico letterario Lucio Ordine. Pertanto ringrazio tutti i presenti, l'autorità, il direttore della Biblioteca Lucio Ordine, Antonio Chieffalo, e tutti gli altri componenti del comitato accademico che qui rappresento. Il già citato Antonio Chieffalo, Armando Orlando, Letizia Cuzzola, Giuseppe Gervasi, Antonio Macchione, Vittorio Larico, Elisa Chigliano, Martino Giano, Angelica Antenisa Benatella, Gabriella Cantapio e Gianfranco Gemmanini. Siamo in un luogo che oggi intraprende, abbiamo capito, un nuovo cammino, un luogo che però non nasce sbandierando la retorica della lettura buona a prescindere, atto spesso controproducente. Un luogo che non nasce riprendendo le parole, purtroppo invecchiate un po' male, di Federico García Lorca, che nel 1931, all'inaugurazione della biblioteca del suo paese, formulò il suo discorso al grido di libri, libri, che equivale a dire amore, amore. Sono proclami forti, retorici, che spesso sortiscono effetti opposti ai propositi. La biblioteca Lucio Ordine di San Mango d'Aquino nasce invece come un vivace tempio dell'inutile. Un luogo che propone un soffice invito alla lettura di classici, quei libri particolarissimi che danno un insegnamento, un messaggio differente, che si leggano una prima volta a 18 anni, una seconda a 30, una terza a 40. E anche letteratura relativa alla nostra area geografica, in questo caso quindi lungi da quell'antico, insanabile senso di inferiorità e provincialismo al contrario che
sovente si tramuta comunque in effetto negativo, e che entra un po' nel settore culturale della nostra regione. Oggi a San Mango io vedo nascere un'officina del pensiero libero, un luogo della cultura che non può limitarsi alle funzioni classiche di una biblioteca, quelle portate nel codice dei beni culturali che tutti più o meno conosciamo, un luogo che invece è chiamato a schiudere nuovi orizzonti di pensiero, ad assumere una funzione, l'abbiamo detto anche in precedenza, una funzione formativa e sociale, a divenire uno scrigno prezioso di tutti e per tutti, uno scrigno prezioso da cui attingere a piene mani magari proprio un'altra manciata di quelli inutili profetizzato dal professore Ordine. Una manciata di inutile, utilissima all'umanità, inutile che è lucerna per illuminare le tenebre prodotte dall'ignoranza, inutile e inconsumabile generatore di pensiero critico, umanistico e etico. Utilissimo, utile, e questo mi preme davvero dirlo, che vada in contrasto all'avanzata sempre più preoccupante della logica del profitto a ogni costo, del criminale principio economico come unico parametro possibile anche in un'attività culturale come quella proposta dalle biblioteche. Tutti i mostri contro cui ha combattuto, ha lottato con le sue parole, i suoi scritti, i suoi insegnamenti, dentro e fuori gli atenei, il professore Ancione. Buonasera. Grazie a tutti. Siamo quasi giunti al termine di questa ricca e affascinante serata, che vogliamo concludere con l'assegnazione dei riconoscimenti per la donazione dei fondi librari. Invitiamo a raggiungerci Anna Maria Persico, che sarà premiata dal vice sindaco Antonio Viola. Solo una cosa. Credevamo che un segnale fosse un segnale giusto anche questo, perché sapete che le biblioteche in generale poi non dispongono di fondi dal punto di vista economico notevoli, per cui le donazioni che in questi anni sono state anche corpose, perché noi abbiamo stasera daremo riconoscimento a chi ci ha dato delle donazioni veramente corpose per la biblioteca comunale, ricca anche di storia, ma io devo dirvi che noi abbiamo anche gelosamente custodito le decine e decine di pacchi che ci sono arrivati dai singoli scrittori che ci hanno inviato i loro libri. Noi siamo passati, per quanto riguarda gli scrittori calabresi, nel giro di 3 anni da 1200 volumi a oltre 7000 volumi, e una buona parte di questi volumi sono il frutto di donazioni, intanto con corpose come quella di Anna Maria Persico, ma anche singole che hanno contribuito a aumentare in maniera consistente il nostro patrimonio. Lo vogliamo fare con un'opera, anche questa, di Maurizio Carnevali, che noi abbiamo inteso come un messaggio legato anche alla figura di Lucio Ordine, perché qui c'è un saggio che trasferisce la sapienza ad un bambino, e noi l'abbiamo intesa come l'idea di Lucio Ordine, che anche insomma, in una condizione metafisica aiuta e ci sostiene nel dare un contributo importante alla conoscenza, per quello che ovviamente noi possiamo fare. Allora, grazie a chi ci ha fatto queste donazioni, perché per la biblioteca comunale sono
un patrimonio importante. Anna Maria. Mi vengono a mettere quelle cose nella testa, sono veramente emozionata. Allora, prima di tutto devo ringraziare Antonio e tutti voi per aver creato questa cosa bellissima. Vi ringrazio per questo premio, chiaramente. Devo dire che il dono l'avete fatto voi a me comunque. Ti ricordo Antonio, voglio un po' smorzare questa tensione. Io parlo, diciamo, appassionata di libri, ma anche da operatrice del settore. Quando è stato il momento dove eravamo, ma si sente, mi sento di muovere. Insomma, a un certo punto è arrivato il momento dove avevamo dovuto svuotare lo studio di mio cognato Gennaro Arcuri, dove era contenuta anche la biblioteca di mio suocero Giuseppe Arcuri, che era avvocato, giornalista e scrittore, nato nel 1910. Quindi avevamo questi migliaia di volumi al momento del Covid, che nelle nostre case non ci entravano più. Io tra l'altro ho anche l'archivio di reportage del mio giornale, fondato dalla famiglia Arcuri, da Rosario e anche da mio marito, e quindi nelle nostre case non c'era proprio più posto. Quindi quando ho incontrato Antonio per caso e mi ha detto che stava facendo questa cosa, immediatamente gli ho detto, dico, ma ti posso donare? E lui ha detto sì, assolutamente, è una cosa bellissima. E quindi veramente penso che è veramente il regalo più grande, perché il pensiero di noi anche operatori del settore, non solo gli appassionati di libri, è quello che tutto quello che abbiamo fatto magari andrà perduto. E sapere quei libri dovevano andare al maggio, Antonio, c'è stato questo rischio. Quindi sapere che sono qua. Che verranno magari presi nelle mani da studenti, da ricercatori, per me è una cosa veramente fondamentale, quindi sono felice veramente di questo. Poi che dire, l'intitolazione Annuncio Ordine è un'altra cosa che mi ha riempito di gioia. Mia figlia che è qui presente, Susanna Arcuri, lei ha ricevuto dallo zio comunque il compito di sistemare questi libri, tra l'altro. Lei è stata allievo di Annuncio Ordine, quindi per noi è stato un personaggio fondamentale. Io sul comodino ho il libro L'utilità dell'inutile. Quindi credo, Antonio, credo che questa sia stata veramente una cosa bellissima. Penso che è solo l'inizio di una storia che sarà lunga, e anche la nostra piccola storia di appassionati di libri, ma anche operatori del settore, editori, giornalisti, è molto importante, perché noi vediamo qui, infatti anche quando sono entrato ho visto questi libri che sono dietro di vetri, no? Trasparenti, anche questo è un segnale bellissimo. Io la cultura la intendo, io dico cultura per me con la C minuscola, deve essere alla portata di tutti, deve avere le porte aperte, così come state facendo voi. Quindi veramente complimenti, complimenti davvero di cuore. Speriamo di andare avanti così, insomma, ecco. Grazie veramente. Consegna al vice sindaco Antonio Iora. Intanto invito ad avvicinarsi Ghita Tassone, premiata dalla delegata alla cultura del comune di San Marco d'Aquino, Sabina Arcuri. Adesso che si sta avvicinando Ghita, perché questo è un obiettivo importante della biblioteca. Ghita Tassone rappresenta una casa editrice che da qualche anno non produce più libri, ma che ha una storia straordinaria e che nasce da una persona straordinaria. Ma è sufficiente che io dica che chi ha fondato la casa editrice
quale cultura era un magistrato e ha lasciato la magistratura per dedicarsi all'attività culturale. Quindi voi capite bene di che cosa stiamo parlando. Non ci sono stati donati soltanto l'intera produzione della casa editrice, ma anche i quaderni. E basta sfogliare questi quaderni per trovare all'interno, noi lo ripetiamo spesso, quando siamo andati a trovare Ghita a casa, insomma, era stato come un viaggio in un mondo che non c'era più, fatto di cose belle straordinarie, e c'erano all'interno di questi quaderni testimonianze dei grandi uomini della cultura calabrese. Quindi ci ha fatto dono veramente di un pezzo di storia straordinario che noi abbiamo deciso di raccontare, inserendo la casa editrice Quale Cultura nella nostra galleria, e che racconteremo in futuro, perché con Ghita abbiamo un appuntamento per raccontare questa storia, che è stata una storia davvero straordinaria. Grazie per averci dato questo privilegio. Grazie mille per le bellissime parole di questa accoglienza in questo luogo che è veramente speciale, e speriamo che ne nascano tantissimi altri. Sì, Quale Cultura ha una storia particolare, nasce da un gruppo di persone importanti, di persone che hanno fatto una buona parte della storia di questa terra. Grazie ancora. Invitiamo adesso Maria Pina Garbusi, premiata da Laura Manfredi, Presidente del Consiglio Comunale di San Marco d'Aquino. Non so se si allontano un attimo, poi eventualmente gli andiamo successivamente. Beh, intanto porto i saluti di Gio Tenitore, che ha avuto un infortunio e non è riuscito. Un intervento chirurgico, quindi stasera non è potuto essere con noi. Manda a tutti un caloroso saluto. E noi vogliamo chiudere adesso, non possiamo fare diversamente, con omaggiando di questa bellissima opera di Maurizio Carnevali, Maria Ordine e Rosalia, che stasera ci hanno raggiunto, la compagna di Lucio Ordine, la sorella di Lucio Ordine. Non volevamo che vi rimanesse qualcosa, insomma, di questa serata, e che fosse la testimonianza, intanto per dirvi grazie per essere stati qui con noi, perché noi che in questi mesi, queste settimane abbiamo parlato della vicenda di Lucio Ordine, di quello che stiamo facendo, lo vediamo come una figura di riferimento che ci ha trasmesso davvero molte emozioni. E Miriam, che in questa prima fase, quando noi abbiamo immaginato di poter dare il nome di questa libreria, incalzate anche da Luisa Ghera, che è sempre stata una amante della figura di Lucio Ordine, Miriam ci ha accompagnato delicatamente, perché Rosalia, Maria, non è stato facile per noi, insomma. Vi prego di crederci, voi siete persone che lo avete conosciuto e quindi capite la sostanza umana di questa prima, di quello che è culturale di Lucio Ordine. Per noi è stato un percorso non semplice da affrontare. Abbiamo cercato di entrare in punta di piedi nella vita di Lucio Ordine, e Miriam in questo viaggio ci ha accompagnato con grandissima delicatezza. Ci ha fatto sentire tranquilli che questa fosse una cosa, insomma, che poteva essere gradita, e noi stasera vogliamo semplicemente che voi possiate portare a casa un piccolo pezzo di questa serata che vogliamo consegnarvi. Premiano il consigliere comunale Giuseppe Vescio e il consigliere comunale Ferdinando Vellicino. A proposito di giovani, un giovanissimo e una giovane. Sono entrambi consiglieri comunali.
quindi insomma. Grazie. Vorrei congratularmi, io ho partecipato a tante manifestazioni di mio fratello, ma questa è quella che mi ha colpito di più. Ah, perché mio fratello sarebbe stato felice, perché lui amava i libri, quindi per lui la biblioteca era la seconda casa. Fin da piccolo lui, nella nostra casa non c'erano libri, quindi lui andava nei centri di lettura dove poter leggere e stare lì. Quindi vi ringrazio, dico che è un'iniziativa meravigliosa. Grazie ancora. Grazie, grazie veramente di cuore a tutti voi per esserci stati. Questa serata è stata veramente bellissima, ricca di emozioni, di sogni e di grandi passioni. Vi ringrazio tutti, ciascuno di voi, vi auguro una buona serata e tante belle letture.